consegnare la squadra al calore e all'abbraccio dei tifosi in vista della sfida che varrà una stagione intera. E questo è il motivo che ha spinto la società ad aprire questo pomeriggio alla gente le porte del centro sportivo di Torre del Grifo. Il campionato è ormai quasi giunto ai titoli di coda. L'ultimo atto si consumerà domenica sera al Massimino contro un Udinese a cui basta davvero un soffio per blindare definitivamente il terzo posto. L'infortunio occorso a Pinzi preoccupa Guidolin, ma la risonanza magnetica ha evidenziato solo una forte contusione al ginocchio sinistro, che i fisioterapisti sperano di recuperare in tempo per il match contro il Catania. Montella dovrà invece fare i conti in questi giorni con l'assenza di Lodi squalificato, che lo obbligherà a rivedere l'assetto del centrocampo. A ciò si aggiunge lo stato di forma non ottimale dell'infaticabile Gonzalo Berghessio, che nonostante la mancanza di freddezza sotto porta è comunque per il tecnico una risorsa fondamentale. In compenso sembra pronto a scendere in campo David Suazo, da cui i tifosi si aspettano qualcosa almeno in occasione dell'ultima di campionato. Domani sera intanto i rossazzurri sono attesi allo stadio Aldo Campo di Ragusa da un amichevole contro la formazione locale, protagonista quest'anno di una stagione da incorniciare, conclusa al primo posto con 84 punti nel girone B del campionato siciliano di eccellenza. Il modo migliore per festeggiare la promozione in Serie D contro un avversario blasonato come il Catania.